Grande attesa per il match di domani sera all'Adriatico Cornacchia. Quella contro l'Ascoli è una sfida verità per Nicola Legrottaglia e il suo Pescara, reduce dal pesantissimo KO di Crotone e da una serie di 3 sconfitte consecutive che l'allenatore analizza così. I ragazzi sanno sicuramente e noi staff sappiamo di non aver fatto una bella partita. Adesso parlare di crisi, come dico sempre, la crisi potrebbe anche essere un'opportunità. E quindi perché dire crisi ed essere sempre negativi? Io dico crisi è avvenuta, 3 partite non abbiamo fatto risultato, le abbiamo perse, sono stati bravi anche gli altri perché ci sono anche gli avversari. Adesso sta a noi, come ho detto all'inizio del primo giorno quando sono arrivato, oggi inizia il campionato e quindi dirò la stessa cosa ai ragazzi per domani. Domani inizia il nostro campionato, punto. Ogni partita è finale, ogni partita è decisiva da qui alla fine. La panchina di Legrottaglia non è saldissima, il tecnico lo sa benissimo e alla vigilia delle 3 di partite in 7 giorni aggiunge. Poi so benissimo che un allenatore è legato ai risultati. Se dovessimo perdere domani, io allo stesso modo io do sempre la mia disponibilità ad allenare questa squadra, pur sapendo, essendo consapevole che per gli allenatori i risultati sono importanti e quindi lascerò in mano al presidente, così come ha fatto 5 settimane fa, di scegliere e di giudicare quanto di buono ho fatto io in questo periodo, perché conosco il presidente e lo farà solo e esclusivamente per il bene di questi colori. Per la prima volta con Legrottaglia in panchina, il Pescara lascerà la difesa 3 e virerà verso quella a 4. Davanti a Fiorillo agiranno Zappa, Bettella, Scognamiglio e Crecco, quest'ultimo in vantaggio su Del Grosso e Masciangelo, che hanno avuto vari contrattempi fisici, Busellato, Palmiero e Memusciai in mediana, davanti ballottaggio Bocic e Clemenza per un posto vicino a Maniero e Galano in quello che dovrebbe essere un 4-3-3. Così Legrottaglia sul picchio. L'Ascoli è una squadra che alterna vari sistemi, soprattutto 2, quindi spesso giocano con il trequartista, spesso lo allargano, giocano con 2 linee, da 4, e quindi è una squadra che fa del gioco diretto, no? La sua peculiarità, seconde palle, aggredisce, ripartenza, quindi la nostra attenzione deve essere nella gestione della palla, perché dovremmo cercare di commettere pochi errori tecnici e soprattutto essere bravissimi nelle transizioni negative. Noi abbiamo provato a fare il massimo e domani usciremo, sono convinto, usciremo a testa alta da questa partita, perché io sono convinto che i giocatori daranno il 300%.